Nella nona giornata del campionato di promozione si affrontano due corazzate del girone D, Marignanese e Bachia. Due squadre forti e solide che giocano la palla e corrono veloci. Lo spettacolo sembra assicurato e in effetti, nonostante il risultato a reti bianche, il pubblico non è rimasto insoddisfatto. Numerose infatti le occasioni, anche se nel primo tempo è la Marignanese a farla da padrona. Dopo 9 giri di lancette, Sartori parte dalla tre quarti e serve Lago, che arriva e tira in corsa, ma viene chiuso da Lasagni e spara alto. Al quarto d'ora è ancora la Marignanese a spingere. Cross dalla destra di Lago, Santoni non ci arriva, poi Mazzarini anticipa Cuomo. Al 19esimo, doppia occasione per la Marignanese. Prima Brighi, in contropiede, supera la difesa del Bachia e sfodera un gran diagonale, ma Lasagni si supera e pare in tuffo mettendo in angolo. Dall'angolo seguente, Mazzoli non ci arriva e il tiro di Lago è fuori bersaglio. Al 23esimo minuto di gioco, da segnalare la bella punizione di Sartori, che mira l'incrocio dei pali, ma Lasagni salta e ci mette i pugni deviando in angolo. L'angolo viene battuto dallo stesso Sartori, ma Cuomo di testa impatta male. Al 29esimo, Santoni si prepara a battere una punizione e il suo forte bolide rasoterra è salvato da Lasagni, che pare in tuffo. Al 32esimo, il debole tiro di Pagan sfila accanto al palo destro della porta di Andreani. Un minuto dopo, il tiro da fuori area di Matteo Candoli vola alto sopra la traversa. Al 37esimo, punizione da posizione pericolosa di Francesco Sartori. Lasagni è sempre pronto. Un minuto dopo, risponde il Bachia con Mema, che supera la difesa di casa e sfodera un diagonale insidioso. Andreani dice no in due tempi. Al 40esimo, ancora Mema si invola sulla sinistra e crossa al centro per Fedeli, la cui incornata è alta sopra la traversa. Al 43esimo, la punizione di Lago finisce tra i guantoni di Lasagni. La ripresa inizia subito in modo scoppiettante e nemmeno un giro di lancette Cuomo mira la porta di Lasagni, che si tuffa ma la palla sfila accanto al palo. All'ottavo, punizione di Matteo Candoli. La difesa ribatte e la palla finisce nuovamente sui piedi dell'11 rossoblu, che serve Mema. Il centroavanti difende palla in aria e chiama alla battuta lo stesso Matteo Candoli. Colletta ribatte. Al decimo, il pressing della Marignanese porta Colletta a recuperare palla. Santoni per Cuomo, il cui sinistro sorvola la traversa. Dopo appena un minuto, contropiede del Bachia con Mema, il cui tiro è sventato da un ottimo Liera. Al 23esimo, azione pericolosa del Bachia, con il tiro di Matteo Candoli che si impenna davanti alla porta di Andreani. Brividi al 29esimo. Matteo Candoli serve di tacco il fratello Claudio, che sfodera un assist per Ronchi, che taglia sul primo palo e insacca. È un'illusione. Il direttore di gara, Enrico Guerra, della sezione di Gubbio, rileva fuorigioco e annulla. Alla mezz'ora, il neo entrato e finalmente recuperato Di Carlo supera la difesa ospite, giunge nei pressi dell'area piccola e tira, ma la mira è alta. Al 38esimo, contatto sospetto in area tra Matteo Candoli e Pasquinoni. Per il direttore di gara è tutto regolare. Al 42esimo, la Marignanese ha l'occasione di chiudere il match. Di Carlo sfodera un cross dalla destra e pesca Santoni, il cui piatto è chiuso con i piedi da Lasagni. Al 45esimo, Sorrentino porta a spasso la difesa del Bachia e serve Sartori, che tira un bolide dalla distanza, ma il suo rasoterra accarezza il palo. Il match si chiude 0-0.